Porca. Boh. Beh, in quale momento non ci dovremmo sentire, scusami. Effettivamente. Senti, ma infatti mi ricollego subito, ma tu domenica devi fare le cose tue, eh? Domenica sono libero. Cioè, ti potresti fare delle corsette? Sì? Vabbè, vedi, ma oh, incredibile. Se effettivamente ho notato questa cosa, se chiedi prima alle persone di fare qualcosa, effettivamente potrebbero, c'è cioè, più possibilità che ti dicano di sì che chiederlo 2 ore Ma prima. perché? Ma io c'ero anche, cioè in teoria ci potevo essere anche l'altra volta, solo che tu nello stesso momento in cui tu mi hai detto vuoi Di fare le fare, sì. corse, 5 minuti prima, letteralmente, la mia ragazza mi fa: Amo, non andiamo a casa oggi, rimaniamo ancora un po' in giro. Beh, ci sta, ci sta, ci sta. No E quindi sono problem, no rimasto altri 3 giorni fuori. problem. Beh, Madonna, ti sei dilungato poi, effettivamente. Eh sì, è per quello che ti ho detto. E poi lì per lì, se gli dici eh no, devo andare a fare le corse stasera, poi ti piglia sberle, capito? Secondo me Direi di viene a fare sì. pure O lei. Onestamente direi di sì. Senti, che lei le Fabio. sberle le abbia prese comunque è un altro discorso, però. Non lo so, Fabio, non mi hai convinto qua. Ma tu, grande videogiocatore generico di qualsiasi cosa, hai giocato a Poppy Playtime 3? No. Ok. Non lo fare, Perché? se ti passa per la testa, non lo fare. Fa schifo? Hai visto la sedia? Sì, ho Questa, cioè, visto io una che cosa sei del genere, a una sedia non l'ho. diventato. Ma Manuxo, hai visto la sedia? Ah, No. sì. Cioè, io l'ho scaraventata durante il gioco e poi l'ho vista portata di là per cambiarla. Non avevo visto il danno generato. Non è normale spaccare una sedia a metà. È proprio una cosa strana. Abbastanza, sì. Guarda, è Pac-Man, by the way. Ma ti ha fatto incazzare così tanto o ti ha No. fatto impaurire No, così incazzare. tanto? Fa cagare, Fabio. Ah. Fa vomitare. È veramente un gioco di merda, zio porco. Ce l'ho un pennarello per fargli l'occhio di Pac-Man? No. Non si vedrebbe. Aspetta, si vede, che sdrongo. L'occhio di Pacman. Guarda, 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 guarda come mangia. Wow, il Giga Pac-Man, wow! Sembra una balena, Cristo Dio. Allora, Marluschio ti ho invitato, eh. Che stai a fa sveglio? Ma stai stream, Fabio? No. Che cazzo stai a fa sveglio? Ho staccato, boh, 5 minuti fa. No, ma è no build. Ho sbagliato, ho anche promosso Fabio Mollura a capo del gruppo. A E questo è un capo problema. del gruppo! Camerata! Zio Linus, grazie per il Combattenti! 24. Dice. Andrea, grazie per il subgiftato. È un problema perché io sono bloccato. No, devi fare tu, No, Giacomo, perché io no, non ma riesco a fare ero nulla. proprio sbagliato io È in perché tu c'hai generico. la lobby di Fortnite. Io ho tipo i Lego. Ah, sì. L'altra volta sono entrato su Fortnite e c'avevo la Sdrogo Gang, che era una mappa che mi aveva messo il maestro tipo 3 giorni prima. Io infatti non so che cosa significa tutta Non ti sta roba qua. preoccupare, metti pronto e So solo che è partiamo. diventato tipo Ranked? Roblox. Sì. No, no, non l'ho messo Ranked. Non c'è Sì, Ranked. Ranked. Ranked, ho messo? Vabbè, giochiamo Ranked, tanto Ah, siamo ok. mostruosi. Sto gran cazzo, grazie per il livello 1. Che nome strano, onestamente. Grazie di beat, zio Linus, bentornato, bello, Mugiwara, grazie per i 24, Andre per il subgiftato e Vals, bentornati. Sì, ma io non gioco a Fortnite dalle zoom mattine con TT2, come funziona? Boh, guarda Fabio, io penso che gioco a Fortnite, ma è come se non ci gioco per 10 anni ogni volta. Non so Ok. perché c'ho sto problema, cioè veramente è una criptonite, è un gioco dove non riesco neanche a essere decente, cioè una scala da 1 a 10 ho fatto un miglioramento da 1 a 3 e sono rimasto a 3. Quante kill fai? Due. Violetta, cioè, boh. Io te giuro che tutti me possono pià per culo nei videogiochi, ma te, secondo me, ecco, sei in quei pochi che rimane fuori da No, questa dai. cosa. Guarda che su Warzone spegne Violet. Forte? Oddio, vorrei vedere ogni tanto anche a chi spara, però. No, Violetta, perché che cosa fai? Anche tu fai tre quarti di cam tua e un quarto di cam del gioco. Ma va, perché che odio quella cosa? Mi sta sul cazzissimo, mi sta. Matte, grazie Però per i ti dico. 25. Meglio Violet che Warzone, da vedere. Nah, aspetta, probabilmente meglio Violet che il gameplay di Violet su Ah, Warzone, Warzone in generale. probabilmente. Oddio, ma è proprio morto Warzone come videogioco. No, vabbè, molti ci giocano ancora. Beh, però de meno, dai. C'aveva più hype prima.
Come Fortnite? Fortnite? Fortnite invece rimane sempre forte. Fortnite è ritornato un po'. Anche dopo, dopo la OG si è ripreso. Sì, ha fatto come Mussolini. Che cazzo vuol dire? Boh, non lo so, si vuole solo di Mussolini. Ha notato. Tornatura dalla miglior disco di Firenze. Sta attento che dicono che ci sta il mostro, da qualche parte. Il mostro di Firenze. Anche lui è ritornato. Dove ci lanciamo, Marluschio? Fai tu che ti stai allenando in questi giorni. Beh, allenando è parolone. Comunque andiamo qui allo split del maestro. Hai hypato. Era troppo difficile dire hai hypato tantissimo il tuo allenamento. Sembri Goku che esce dalla stanza dello spirito e del tempo. No, è buildare più che altro che sto imparando. Che hai fatto il torneo? Editare. No, gli ha preso che vuole iniziare a sapere editare. Buildare. Cioè, siamo ridicoli. Cioè, ogni volta io e te quando giochiamo col maestro sembriamo due rincoglioniti. Posso dire, è vero, Chris, grazie ai bit, mago per i bit, Matt, bentornato. Okay, però c'è da dire una cosa. Secondo me, tipo Fortnite è uno di quei giochi che se te vuoi mette a off stream a allenare, proprio ad allenarti e diventare più forte. Se sei streamer può essere worth, perché effettivamente è un gioco che se poi a un certo punto diventi main quel gioco, perché magari ti sei rotto il cazzo di fare il resto, comunque te puoi riuscire a tenere pure dei numeri come roba. A parte quello, è proprio una questione che è bello vedere uno che gioca bene a Fortnite in stream, capito? Anche. Venite qua, Fabio, vieni qua. Ho una mimetica furtiva a impulso elettromagnetica. Mimetica ottica, ma dove la uso? È quella, no? Ci sta la mimetica ottica, Fabio. Quella è la mimetica ottica. Ma che cazzo? Sì, usala. Sei anche tu un otaku? Oddio! Sì, lo so. Ma che cazzo dici? Esatto, hai deciso di salvare Meryl, my man. Allora, venite qui. Iniziamo la rotation. Vieni, Fabio. Ah, vuoi fare la roba di pro? Ma perché c'è Metal Gear? Ma ancora non abbiamo tanti mat. Sì, c'è Metal Gear. Sì, ci hanno messo, c'è pure la skin di Raiden. Ormai Fortnite, sì, con tutti, con chiunque. Vieni sempre con noi, Fabio, che spacchiamo Fabio, tutte le cose Fabio, per il... Fabio, va bene, va bene. Eccomi, arrivo da una finestra. Ok, spaccate. Aspetta, ma perché? Cioè, cos'è che sta roba che costruisce ti dà lo shield? Perché ci stanno le cose che da distrugge tutti. Per lo shield. E te le distruggi in automatico. Sì, esatto, bravo. Un fucile di precisione e una scatola. E ci sta anche il coso, Fabio. No. Ci sta. Se hai trovato la scatola? Hai trovato la scatola? Sì. Bella, Non ce ne... Calcola, Fabio. Tu dici, vabbè, l'hanno messa perché ti puoi mimetizzare con qualcosa che c'è nella mappa. Non ci sono da nessuna parte queste scatole. No, vabbè, ma è la scatola di Metal Gear. Cioè, ah, capito. Mettetene un paio. O comunque, c'è come fai città trovato così subito, Bene, manco troppo, ma certo che lutta di merda, honestly. Ma dobbiamo andare nell'altra parte, infatti. Vabbè, andiamocene. Per andare via da qui andiamo nella casetta. Hai avviata. Oh. Blur, saresti d'accordo se fanno la skin di Marza? No, merda, guarda. Non lo so, Non saprei proprio se farmela passare come una buona cosa o meno. Un po' mi roderebbe, Matt, ben tornato. Ti immagini la skin del maestro su quanto sarebbe incredibile. Sarebbe riderissimo, lui pelato con la barba. Sarebbe incredibile. Trovo assurdo che non riusciamo a farci fare delle skin su qualche videogioco. Trovo assurdo che abbiano fatto la skin a quel figlio di puttana di ninja coso. No, sì, su Fortnite non posso parlare, ma non posso accettare che l'hanno fatta su Raid Shadow Legend a Ninja e non a me. Che pezzi di merda. Sì, Ninja c'ha la skin su Raid Shadow Legend. Sei fan di Raid Shadow Legends? No, è che vabbè, per come mi pagano, sì. Nel senso, quello assolutamente. Paracadute sulle spalle. La più grande campagna di marketing. Mamma mia, incredibile. Ma di marketing sbagliato, poi palese. Sì, però. Sì. Sono detto alla pad? Sì, bene, capo. Andre, grazie per i 1000. Paracadutino in spalla e let's go. Ah, l'hanno fatta anche a Cabby Lame. No, non basta. Sì. Per me è morto Red Shadow Legend. Ci abbiamo gente davanti col medaglione. Dove? Lo vedi, sulla mappa. Ah, qui. Ah, mi sparano. Dove? Vedo. Se ti riesci a cecchinare. Ce l'ho. Non sono riuscito a salire su... Dove sono? Ah, un po' dietro. Oh. Non riesco hanno a prendere, di troppo. Hanno arrestato.
l'ho preso in pieno. Siamo in una bella posizione. Siamo in mezzo. Bravissimo, bella build. Ma come push? Ma dove cazzo mi mandi? Frate, frate, siamo bucati. Fabio, hai del materiale per venirci a dare una mano? No, mi stanno pushando. Penso poca roba. No, non c'è, no. Pushano, raga. Ma bravo, Fabio. Bravo. Bravissimo, sei elegantissimo. Ah, vieni qua, vieni qua. Mi vanno a cecchinare, porco Dio. Mamma mia, sono veramente... Fabio, resta Manux con me, che è più veloce. Sì? Ma che ce ne sono ancora, eh? Lo so. Ok, grazie. Ok. Ti serve il medikit? Sì. Yeah. Ma questi stavano tutti fullati con le pozze. Sì, stavano... Yonka tutto. Adesso sono veramente handicappato, sì, cioè, c'ho le mani che sono... Se ci sono shield, non so perché, stanno, ma ti capisco, cioè, non so qual è il problema mio. Porco Dio! Dove? Fatto. Ok. Benissimo. Ma è morto subito. Sì. Ci avete colpito il cecco? Sì. 4. 12. Anche? Fatevi queste bozzette. Sta pushando. Ok, buildano i figli di puttana, ma anche io ora. Aspettate un po'. Ho sparato a Fabio Mollura, sono un rincoglionito come la merda. Ma nel chill. Stavo a prendere... Ai. Quello c'ha uno di vita, eh. Uno è bianchissimo. E quanto birda, oh. È ultra bianco questo, stronzo. Impossibile prendere. No, io non c'ho materiali. Okay. Merda, ma... È craccato. Ma pushato. Uno fatto. Ok. Dov'è l'altro? Sopra? No, l'altro si è dato con la cosa viola. Però era bianco. Ah, l'ho visto. Pezzo di merda. Ah, hanno messo la torretta, Fabio, attento. Dove? Resta altra cazzata, porco Dio, della torretta. Che è la torretta, porco Dio? Lì. Arrivo, eh? Mm-hmm. Sbagliato. Mamma mia, bravi ragazzuoli, mamma mia. Che fight, ragazzuoli, bravissimi ragazzuoli. Un medikit? Ti piacerebbe? Io non c'ho un cazzo, sto a pecora completamente. Manda poco. Porca troia. Gente. Dov'è? Qui davanti. Uno sniper. Sempre questa mimetica ottica. Sì. Oh, qua c'è un medikit. Medikit qui, Fabio, nel caso. Morto. Ci stanno a sparare. Ah, tu sei fatto te, Fabio? Sì. Veramente, veramente molto buono. Mi sa che ti... Veramente. Mi sa che ti yonkerò il medikit. Morto. Oh, Damian! Grazie per il 19, bentornato. Anche uno sto Dima, grazie per il resub. Ciao, Damian. Oh, eravamo in un panino, ne siamo usciti da vincenti. Vero. Siamo usciti leoni. Eravamo in un goloso panino. Qua c'è un po' blu, se vi serve. Cioè, vedi gli scutini, mi servirebbe un po' di vita, un po' di movement, mi servirebbero cose. Li tenete gli scutini, Wanyu. Un po' di scutini, li avete, Wanyu. Se perdi ti do un beat, eh? Ma tu sei scemo! Madonna troia. Grazie per il Prime, benvenuto. Ma perché c'è gente? Ma sai perché secondo me se stavamo nel panino pure? Perché stavamo sotto tiro. Ci abbiamo Oddio, già, ma guardami cosa sono diventato. Guarda. Colonne cineaste. Ma quello lo so fa pure io, frate. Il ripristino così veloce. Boh. Che cazzo è sto gioco? Il gioco dei disabili, zio porco. O qui non è lottato, possibile? No, mi sa che era solo qua sopra. Lottato è lottato. Ci sarà però qualcosa. C'è gente anni. Okay. No? Nord-est, scusatemi un attimo che mi sbaglio le coordinate. Ogni tanto. Ah, nord-est intendo. A nord-est. A ne, ci sta, sì. A ne. È facile, dai. O 39 là. Era dietro la montagna, eh. Vabbè, speriamo un attimo, entriamo in safe. Mi servirebbero due scudini, pure a Fabio Mollura. Ma perché sento la sigla di Carabinieri? Non lo so. Ciccio, GE, Dima, bentornati nella Divina Sala e grazie al pischello che sta per giftare 10 sub. Oh. Thank you, my man. Benvenuti a tutti. Fategli uno spammetto alle pone, ragazzi. E sto stronzo qua non lo pushiamo? Sì.
È il tipo che stava qui. Dici c'era uno, Fabio, attenzione, eh sì, non essertelo flashato. Ah, oh, giuro. Secondo me... Ma io mi fido. Dobbiamo fare una... Io te devi fidare, no? Quando dico... Quello è lama! No, non è vero, non è un lama. Dove? No, no, no. Grande, ci posso credere. Ricordate tutti mesi che la bamba è buona. No, la bamba non è buona. È meravigliosa. Grazie per i 10, per i 13, Stefano. Bentornato. È fuggito. È fuggito. Pezzo, beh, di merda. Grazie. Chi sono un culo. Easy. Giammo ha appena vinto 2500 euro a poker. Quante sub devo giftare secondo te? Toglio lo scudo. Ah, ok. Aspetta, tieni da uno. Scusa, Farino, io credo che tu abbia perso a poker contro un ragazzo della chat. Andiamo. Perché un ragazzo della chat ha giftato 15 sub prima dicendo di aver vinto un torneo di poker adesso di 8000 euro. Quindi, credo... Non so... Credo che forse eravate compagni coetanei di torneo, suppongo. O forse no. Ma no, non Farino, il cazzo che te pare a te. Pure una, ecco, una. La Fabio Mollura come piotta. Fabio... ci sono... Oddio, ce n'è uno dei bot! Chill. Come li fighi di puttana, sono due! Non spara, Fabio. Bravo, grazie per i 16, ben tornato. No, oh, cazzo, 10? La devo tenere. No. Ma con la mimetica ottica considera che tipo... Che poi solo muove, cioè se provi a sparare mi sa che si leva, non vorrei di cazzare. È proprio se prendi l'arma. Ah, sì, è un po' una merda. Ma ragazzi, abbiamo gente dietro col medaglione, eh? Ah, ok. Sì, dai, dietro di noi. Qui sotto, eccoli. Li vedi? Quelli lì sono. Sono con la macchina però, furgone. Mi faccio sono due furgoni. 3, 2, 1, va. Aspetta, prima il furgone. Adesso. Uno è sceso. L'ho lisciati con tutti i colpi, buono lisciati, oh, stanno fightando con un altro team. Hanno preso il cazzo, un altro team. Ok, uno è white. Ma che cosa di noi? Ho preso, ma vabbè, non è un problema. Ora dico le cecchinate. Mi blocca sempre il cosa? Gente? Sì, gente da noi. Lisciato con tutti i colpi anche questa volta. Buono, non l'ho preso una volta. Porca madonna. Preso. Vai. Bravissimo. Sto per terra, mi si è fatto, buono. Mi sta rovinando il game. Su, dove cazzo è? Ah. Figlio di puttana. Dai che sta poco. Ok. Vai, Maluccio. Ti sta pushando uno da dietro, Manu. Adesso caduto per te. Ce n'è tanto. Cazzo fa? Porco. No, mi è entrato. Ma porco no! Dio! Peccato. Non pagare le bet. Ho messo il muro, perché è entrato? Marti, grazie per i 100. Marino, grazie per le 5 sub giftate. Thank you. Sì, ma se era ripreso. Cioè, o si è curato in 2 secondi. Ha ripreso tutta la vita. O comunque ti consiglio il canale Nova Lezio. Era full simile vita. A GEOPOP minore 3. Grazie, Fari. Grazie. Oh, oro 1. No, ma che fullboxato nella tromba, porco Dio. Fullboxato nella tromba, zio. No, non pagare le bet che erano italiani. Lo avevo fullboxato. Il problema è che mi è passato attraverso il muro. Avevi bettato per la win? Vabbè, Violet, però apprezzo il rispetto, ecco. Anche perché nel senso non facevo una win su Fortnite dal 15-18, l'ho fatta ieri con Kokeshi, quindi diciamo un livello molto basso, evidentemente. Man sub goal, dai! Va bene, Simo, metti 100 sub crap game. Calmi, grazie per i 30 bittini. Ma facciamo, torniamo indietro? A ritornare alla lobby? Io ho messo preparati. Io anch'io. Non lo so, è meglio fare ranked o... Ma poi mi si è levato l'audio di Fortnite, mi si è levato. Ma perché giocate ranked? Perché io non sento più un cazzo. Ma che cazzo ne so? Non fa ranked, dai, ritornate alle lobby. Alle lobby! Alle lobby!
Brado, grazie per i bit. Martins, grazie per i bit. Mago, grazie per i bitini. Thank you. E... metti la skin del bananone. My name is Giulio Vitelli. Andre, grazie, apprezzo, ma non, a parte non so se ce l'ho, anche se ce l'avessi, mi piace il cane, giocherò col cane, se mi è data possibilità. Fai ritorno alla lobby, Fabian. Il cane. Ok. Araba, come va, Fabian? Tutto bene, tutto bene. C'è un momento positivo o è negativo? Sì, sì, ormai 28 anni, quindi sono nella serenità della mia vita e anche nella crisi di mezza età della mia vita. Ah, perché dici 28 anni così? Hai fatto il compleanno a Bre da poco? Esattamente. Ah, vabbè, io non mi ricordo mai i compleanni, non ce la faccio proprio, il mio... Vabbè, mica ti devi preoccupare. No, che cazzo mia, mi piacerebbe 17 gennaio. Porco Dio. Ah, vabbè, poco fa. Ci sta. Come è passato senza rispetto a queste case video produttrici dei giochi con dei miei amici Rap Game, Varese, nessuna skin dedicata Tokyo 2020, nessuna skin dedicata a bere alcol e fare giochini strani di carte. Sì, ma Fabio, ormai secondo me non siamo più in grado di fare quella roba. Io almeno non parla sono per più te in grado. ci sta io ormai secondo me il mio fegato e i miei reni non riescono più a tirar giù via niente dal mio corpo. Cioè io, regà, con 3-4 con 2 bottiglie di vino, sì, che in tempo me facevo tipo acqua. Io adesso sto in coma per un giorno intero, ma proprio un giorno intero. E fortunatamente non mi è ancora presa quella cosa che a un certo punto prende, che ti fai un goccio di qualsiasi roba e puzzi di barbone ubriaco. E la Madonna, no, ti giuro, c'è gente che ce l'ha proprio perché ti manca un enzima e c'ha questa cosa. O se no è perché hai bevuto troppo nella tua vita, a un certo punto ti succede. Non fate morire il treno, figli di puttana! Jäger, grazie per i sub, Benani, grazie per i bit. E neanche il fegato, ricordatevelo. Sì, vabbè, comunque ragazzi, cioè, potete bere tranquillamente, che tanto senza fegato si può comunque vivere, tranquilli. La medicina dice una marea ma di puttane. Ma tu quindi, scusami una cosa, ma ti ritrasferisci? Alla fine? Grande utilizzatore di TikTok, vedo qui. Sì. E sì. Non voglio dire stream dove. Ok. Non mi ha di dirlo, anche perché veramente dire che me ne vado in Antartica, onestamente, è un po' strano. È un po' strano. Vabbè, hai detto Kenya, però... La Kenya era la seconda. La Kenya. Andiamo a Piazza Piacevole, dai. Perché, esatto. Da TikTok dicevano che volevi andare alla Riviera Raffinata. Che cazzo di nomi Fortnite, porco Dio, veramente. Che cazzo. Ragazzi, di penso nomi. Che ci sia qui si fa Fabio, qui si fa. Prendiamo una casa, io prendo questo. Siamo direttamente a Monteriggioni a Sì, però in realtà non dovremmo stare tutti vicini, porco Dio, questa cosa di prendere le case. Uno e uno. Ragazzi, fantastico, non c'ho un'arma. Non c'è un cazzo. Mi sta sturando con la sua. E niente. C'ho un frutto. Let's go, schimanuschio. Let's go. No, è lo sniper di prima, frate. È quello, la donna col cappellino arancione e nero. Donna col cancro? Lui sì. Stream sniper, sicuramente. Occhio che è lì, Era lì, È lì. Hai detto, però ti trasferisci a pinacoli pendenti? È quello che so che lì c'è una buona connessione internet. Veggie Burger! Mazza, tu lo sei sturato, Fabian? Non mi fidavo. Fatto bene. Non so che cosa sia successo. Hai i trampolini sotto. Ma che sono tutti sti piedi nella mappa? Bisogna andare a prendere mano? Che può. Che fa questa? È quello lì quello che mi ha ucciso. Lo sniper di prima, quello lì. Quello che ho ammazzato io? No, quello qui dentro. Preoccupante. Si starà a fare il giro. Niente, lui è fortissimo. È quello che mi ha ucciso a me, Fabio. Bruciatore Diani, grazie vi siamo. Bentornato. Fate ritornare alla lobby. Riprovavo un'altra. Che palle, porco Dio, le 5 pensi,
manco ci ho voglia, onestamente, devo a giocare con uno che probabilmente c'ha più ore lì che all'ospedale passate, porco Dio, a vedere la madre che veniva probabilmente lancinata dalla gola dai medici. Per creare uno scenario, eh. Facciamo ora anche a... magari fatti due gare, mamma mia quanto sono d'accordo Fixano, una hit le gare di Fortnite, una manata, incredibili, incredibili. Le gare di Fortnite, no Fabio, ma allora tu non hai fatto le gare di Fortnite, eh? Mai, ma wow! Ci stanno, hanno messo le gare bellissime, nuove sdrogo corse, sì sì, ce l'abbiamo fatte pure pagati. Cioè, capito? Ormai il tempo gira così, eh. Un tempo si facevano con malvolentieri. Oh, questa cosa, ti giuro, l'ho detta in stream tipo 2 mesi fa. Un tempo si facevano malvolentieri. Adesso, Fortnite... Mo io parlo per me, però. Fortnite mi paga per fare le sdrogo corse sul loro gioco. Arriva Red Bull che mi fa fare un coso, un format dove faccio le sdrogo corse. Dolly Noir decide di fare una maglia a tema sdrogo corse. Cioè, è incredibile, ragazzi. Che cazzo è successo? L'ho portata a livello commerciale la cosa. Le sdrogo corse sono worldwide. Lo sapevo che bisognava continuare a ammazzare sulle sdrogo corse. Formula 1 a breve. Farebbe ride. Qualche anno vedi Johnny Crick a scommette sulle corse dei cavalli, porco due, che si mangia le mani. Guarda, ce lo vedo. Ce lo vedo. Ah. Oh, ninja di Lisbona, grazie per le 5. Io, Fabio, ho lasciato l'Italia solo per andare alle Canarie nella mia vita. Ah, ok, scusa. Non ho minimamente idea di dove sia. L'account Smurf del maestro su Twitch è per riciclare soldi. Ninja di Lisbona, può essere, eh? Ha firmato il contratto con le sdrogo corse con la Red Bull? No, ho sentito però di Hamilton in Ferrari. Mi sono uscito 18 clip del maestro. Mi è venuto il cervello, mi è scoppiato, zio porco. Che buon odore di palle. Eccoci. Niente bello. Vai, Iulette, tu invece, scusa, che cazzo fai sveglia a questa? Ma allora, cioè, io devo essere onesto, un po' dei ragionamenti, poi non sessisti cattivi, cioè, non so come possono essere definiti, cioè, di genere, li faccio perché ogni volta che vedo delle streamer che streamano fino a tardi o sono svegli fino a tardi, dico, cazzo, allora succede anche alle donne questa cosa. Effettivamente. Poi mi dimentico che il cervello è fatto tutto uguale. Quindi oh, grazie al cazzo che se stai 9 ore davanti a degli schermi, poi col cazzo che dormi. Che è terribile. Carlo, Chris, bentornati. Misogino. Ciolan, non lo so. Onestamente razzista, sicuro. Dove andiamo? Fascista pure. Sì, probabilmente. Dove volete andare? E boh, andiamo a Tanatracotante, dai. Volevo andare, l'ho pingato, no, anch'io. Ah sì, Tanatracotante. Mi piace il nome. Sì, vai, Violetta. Però, cioè, nel senso, dimmi una motivazione. Cioè, qual è la motivazione? Perché ormai sono curioso. Cioè, dei miei amici ormai lo so le motivazioni. Cioè, poi... qual è? Letto, ma non riesci a dormire? Continui a stare al computer? Ce ne stanno tantissime, poi rappresentano. Te devi fare una pippa. Te devi fare una pippa, cioè. Stanno... Oddio, raga. Non penso che sia questo. Vai, ho letto già una stecca di 40 centimetri. Non è. Un pisello clamoroso. No, no, per favore. Ma non c'hai uno dietro di te. Io lo so. Il problema è che mi sta facendo fuori la torretta robot. Ah, ok, ho capito. Questo con la pistola, boh, l'andrangheta. Questo che ha la pistola ti ha preso il cazzo, Fabio. Aspetta che non ti posso subito rialzare, che è pieno di people. Non posso anche andare in giro con una pistola. Onestamente. Non so come faceva a sapere che ci fosse qualcosa qui. Ciao, Steffa, Marluschio. Ho ucciso una.
è illegale alle Canarie andare in giro con la pistola? È uno. Ma guarda, guardando quanta polizia c'è in giro, secondo me no. Onestamente. Che sono i figli di puttana? Ce n'hai uno sopra la torretta. Siamo morti instant, cioè tutti e due. Questo è un dramma, ragazzi. Io voglio No, è fattibile. È che non c'è, sono dentro le case, qui non è build la situa. La situa non è build. No. Anche perché inizio game chi cazzo ce l'hai materiali. Ma dove cazzo sono? Stanno su. Sopra queste, sopra tutte queste scale. E qua. Eccolo. Sopra. Eccolo. Questo è quello che mi ha ucciso. Ma aveva fatto il finestrino, hai visto? Ma aveva fatto il finestrino, aveva fatto il campione. Prendi il muro. Far giro? Tanto spaccare, sì. Sto capendo in cazzo. No. Sai che è tuo. Ah, campione, se fa il finestrino al muro. C'ha la mira di Peppa Pig, ma dai. Occhio dietro. No, lo scudo. Mamma mia, lo scudo. Fatti uno scudino. Però. Fatto scudone. Quella cipolla lì sarebbe da prendere, più lo scudone. Non lo so. Fatta la cipolla e lo scudone. Faccio due cipolle, raga. Ma non ti ha dato un cazzo? Ah no, no, sì, no. Oh! Questa è la tattica del cipollotto. E ti becchi la carota! Sì, carota, ti stanno porca uccidendo, Madonna! Carota! No, sono le bombe. È finita per me, ragazzi. C'è solo una cosa da fare. Salire di un piano. Come se fosse utile. Fatti appena lo scudone sotto. Porco Dio! Bella. È che c'ho, tu non hai idea di quanti piedi c'ho a schermo. Che per carità, niente male. Però ho veramente tanti piedi. Sono tutti bot. Dici? Sì. Ho fatto il giro, so di no, mamma mia, ragazzi. Comunque su Fortnite veramente un ritardato, cioè non so che. Ma l'ho prese le schedine a tutte e due, Tu? Sì, okay. Sì, ce l'ha. Chris Carlo, bentornato. In realtà c'è uno col medaglione qua, zi, altro che so tutti botta. Che ce l'hai sempre avuto sto scudo. Niente, non la trasta. No, mi faccio cagare con lo scudo, sono stupido. Mi serve una R. Serve una R, cioè non riesco a trovare una R. No, questa tutti botta. È fan. Ragazzi. C'è. Ma sempre bot. Ragazzi, non ci capisco un cazzo, mio Dio. Porco Dio. Ragazzi, mi uccide il botta. Accanto a te. Mi letteralmente uccide il botta. Builda. Ma che me buildo. Ma che fa? Il bot che ti sfonda le costruzioni. Il bot che mi sfonda la costruzione. Ragazzi! Scappa da qui, Gioma. Scappa. E via. Porco Dio! No, quello di prima. Giuca. È lo sniper di prima quello, te lo dico. Ah, pensate. Mi ammazza una torretta, ragazzi. È tutto così scontato. Sì, ma che posto di prendere di da dietro quel coglione, fidati. Che posto. Eccolo. Di merda. Arriva,
Yoink. Ragazzi, sento la torretta che sta arrivando. Ah, sta lanciando le bombe quel coglione. Vabbè, dai. Dai, Fall Guys, mi vado a fare una Fall Guys ada, ragazzi. Anche giocare, non posso giocare alle 5 e mezza di mattina al gioco, quindi... Chris, Carlo, bentornati. È arrivato un'altra. Che bello. Il mio... Ormai, ragazzi, Fortnite non lo posso più portare in stream. Neanche alle 5. Alle 6, peggio ancora, ci sono più stream sniper di prima. Boh, vabbè. So che dici. Ce l'hai i Fall Guys, Fabio? Devo vedere. Non ne sono sicuro, però. Devo vedere la stem se ce l'ho installato. Come diceva... Fall Guys... No, non è installato. Ultimo avvio maggio 2023. Malissimo. Malissimo. Toccherà andarsi a vedere One Piece. Ti sei guardato One Piece? Rewatch o... No, first time. Sì? A che... Dove sei? Sono a Thriller Bark. No! Ah, figa. Bello. Madonna. Molto bello. Da quanto te lo stai a guardare? Da... pochino in realtà. Cioè, penso novembre. Però molto, molto piano, cioè un paio di puntate al giorno, tipo. Ci sta. Tipo finisci, boh, a 30 anni finisci forse. Sì, sì, probabilmente sì. Che però è sempre stato quell'anime che mi sono visto sempre, sai, su Italia 1. Italia 1, mai... sì. E mai effettivamente dall'inizio alla fine, quindi ho detto, ma sì. Figo. Lo guardo, che poi tra l'altro l'ho iniziato a vedere perché tutti i miei amici lo guardano, no? Mm-hmm. E letteralmente io ho visto già la puntata del Gear 5. Ok. Ah, lol. Vabbè, e tipo ho detto porca troia che figata, allora ho detto vabbè dai, mi è ritornata la scimmia, me lo guardo. Sì, penso tutto. Letteralmente uno del impossibile non spoilerarsi certe cose ormai. Sì, ma tanto anche se te lo spoileri, alla fine è bello comunque vederlo. Sì, no, quello so d'accordo. Chissà che cosa... Cioè, anche se sai la morte di qualcuno o qualche altro cazzo, te lo godi comunque. Sono d'accordo. Cioè, oddio, sulle morti alle volte sono tumorali, No, ecco, quello è vero. Non però mi comunque, dato, essendo uscito 20 anni fa, è anche abbastanza normale. E invece tu che mi dicevi prima di videogiochi? Sì. Silent Hill l'hai giocato? E quello gratis che hanno messo? Sì. Lo voglio giocare. E un'altra cosa. Sì. Hai sentito di Kojima che ha annunciato il nuovo Tactical Espionage Action? Sì. Però non è un gioco secondo me. Cioè lui vuole fare proprio il... Vuole fare come... Come si chiama quel giochino che sta pure sulla Play a scelte però a telecamera? Tipo Until Dawn, dici? No, non vuole, secondo me, l'ha detto, vuole fare tipo un film interattivo. Che no, lui, no, lui ha detto che voleva fare tipo, cioè proprio, ha detto, sarà un gioco con tanto gameplay ma che sarà come godersi un film. Cioè, io penso che intenda comunque come Metal Gear. Beh, voglio se dire... Se non ho capito male, eh. Voglio dire, nel senso... Metal Gear 4, sì, il 4 c'ha non so quante cose, Phantom Pain pure c'ha una marea di filmati, quindi nel senso non me lo doveva dire, cioè me lo sarei comunque immaginato. Però figo che sì. Si rimette con sta roba qua, che è comunque la cosa che gli è uscita meglio, vuoi o non vuoi. Sì, effettivamente sì. Oh, io Death Stranding non riesco.